Buonasera a tutti. Tutto bene? Che cosa? Prendiamo il nostro percorso. Siamo in Quaresima, per cui ancora di più questo tempo deve essere un tempo pieno, dove la parola di Dio deve, come lo sappiamo, lo stiamo facendo, accostarci alla verità dentro, alla forza dentro di noi stessi, per renderci pienamente consapevoli di quanto il Signore abbia dato a ciascuno di noi. Domenica scorsa vi ricordate che, partendo proprio dal brano del Vangelo di Marco, che parla di Gesù nel deserto, prima di, con l'annuncio del Vangelo in atto, ancora una volta c'è quella straordinaria provocazione: convertirsi e credere al Vangelo. È importante che quello che stiamo facendo, sperando di comprenderlo, metta in moto dentro di noi, ancora una volta vi ho detto, quella parola conversione, che è la parola chiave per comprendere dove il Vangelo voglia arrivare. In greco conversione si dice metanoia, dove conversione, capite bene, noi preti con voi l'abbiamo ridotto soltanto a spazio etico, ed è lì l'errore fondamentale. Quando io domenica scorsa parlavo della tentazione, e la tentazione è stata ridotta, e più delle volte, al peccato, che quello che è stato ridotto il peccato più comune, il sesto comandamento, fondamentalmente abbiamo dimenticato che metanoia non significa spazio. Ho capito, una caramella stanno facendo, sta venendo un ribatto. Allora, metanoia come spazio non solo di etica, cioè in altri termini di comportarsi meglio ne vale di tutti gli uomini. Essere delle brave persone non è un fatto cristiano, è dell'uomo. Fallom non è un problema cristiano. Il fatto che noi abbiamo ridotto l'annuncio cristiano ad una semplice azione comportamentale, l'abbiamo svilito. Perché poi, d'altronde, gli atei puri, gli atei che hanno grossa rettitudine, dice: io non ho, che me ne devo fare di un cristianesimo, visto che io già sono di per me stesso una persona per bene? E anche noi, quando parliamo di conversione, e molte persone dicono: padre, pure quando ci andiamo a confessare, no? Diciamo: padre, ma io poi che tengo da confessare? Io non faccio nulla di male. Perché abbiamo ridotto tutto, insieme al peccato, alla norma comportamentale. Ora, se così fosse, la domanda è: visto che tu sei una brava persona, Cristo è morto pure per te o non è morto pure per te? E se è morto per te, è in ragione non se tu sei una brava persona o non lo sei, ma per darti un messaggio, una straordinaria opportunità di partecipare ad una vita diversa che è stata compromessa dalla morte. C'è un passaggio bellissimo, io non so se l'avete, io ho tentato domenica scorsa di farvelo cogliere. Un passaggio bellissimo nelle letture di domenica scorsa, perché ci stava Noè, e voi ve lo ricordate tutto il problema di Noè, che vede sterminato il mondo, punito da Dio per la colpa, e soltanto 8, no, che si salvano. E uno dice: mamma mia, che esagerata, qualsiasi colpa possibile, una cosa di questa maniera, tutto il mondo distrutto. E uno dice: ma perché questa spietatezza di Dio? Senza invece cogliere che la morte non derivava dalla punizione, anche se poi l'uomo primitivo la legge come punizione, ma derivava dalla condizione, cioè da quella condizione che aveva in se stesso la morte in ragione del peccato. Perché Dio riesce a salvare coloro che si vogliono acchiappare, prendere all'arcobaleno, cioè che vogliono avere perciò lancia l'arcobaleno, coloro che vogliono avere una visione diversa della vita.
Tanto è vero che Pietro nella seconda lettura fa un passaggio che difficilmente viene colto e dice: quando Gesù, l'avete sentito domenica, io ho tentato di dire, quando Gesù è venuto nel mondo e ha portato la buona notizia, questa buona notizia poi l'ha fatto concretezza attraverso la sua vita, il suo corpo, e ha mostrato a tutti qual era la buona notizia, che finalmente la morte è stata vinta con il suo corpo. Cioè che la morte è finita, quello che voi avvertivate come punizione, io sono venuto a sanarla. E onde farvi comprendere, dice Pietro, che questa salvezza è universale, è cattolica, che fa Gesù? Dice, dopo la sua morte, prima della sua resurrezione, scende negli inferi per andare ad acchiappare quelli. Lui fa proprio questo passaggio, che nel diluvio universale erano stati portati via dall'acqua. È bellissimo come immagine, cioè significa che loro non erano morti a causa di Dio, ma per la loro condizione, e Gesù invece, che Dio li è andato a riprendere tutti per riportarli a casa. È bellissima questa immagine, no? Altro che punizione sul peccato, altro che la colpa chiusa nel mio piccolo atteggiamento sbagliato. Certo, io mi devo convertire anche da questo punto di vista, non ha già essere un farabutto, un ladro, un fedigrafo, un corrotto e corruttore. Ma questo vale per tutte le religioni, vale per ogni uomo che abbia dignità di coscienza. Conversione, metanoia, significa fondamentalmente cambiare il senso della propria vita, cambiare prospettiva verso cieli nuovi e terra nuova, cioè avere un orizzonte diverso dentro. E guardate bene che questa è di una consolazione fortissima, perché mi mette in una condizione non di pensare di essere giudicato da Dio perché sono una brava persona, perché per quanto mi riguarda, per quanto mi sforzi ad esserlo, io non sempre ci riesco. Anzi, onestamente, per quanto mi riesca ad impegnare, anche perché a chi è dato sarà chiesto, a chi è dato molto di più sarà chiesto molto di più. Ma io so di essere salvo, e so di essere salvo perché vedo la meta, perché scorgo la meta, è quella la salvezza, ed è quella la salvezza che dà pace. Per cui metanoia non significa cambiare semplicemente vita dal punto di vista del comportamento, ma cambiare vita rispetto alla visione, con fare un'inversione di marcia. La quaresima dovrebbe essere tutto questo, e anche la stessa segno del battesimo, che molto spesso ricordiamo in quaresima, rinnovando le promesse del nostro battesimo, non sono la purificazione dal peccato originale, nel senso che togliamo il peccato, nel senso che facciamo la pulizia del bambino dal punto di vista di purificazione, ma lo mettiamo nella condizione, in ragione del sacramento, di una rinascita, cioè in altri termini di metterlo in condizione di nascere al cielo. Questa è una grande avventura, il cristianesimo, e quanto è difficile farlo comprendere, per una semplice ragione, sapete qual è? Che è molto più semplice riempire le chiese con la paura dell'inferno, è molto più facile dire alla gente Dio ti premia e Dio ti castiga, è molto più semplice, perché è un valore infantile, come si sta all'asilo: hai fatto il cattivo e totò, hai fatto il bravo, ti do la cosa buona. Ma Paolo aveva detto chiaramente, da bambini si ragiona, da bambini, da adulti bisogna ragionare diversamente, anche perché sarebbe veramente offensivo per Dio, declassificante, per un Dio giusto, buono, un Dio che abbia il nome di Dio all'altezza di Dio, pensare di poter fare sti giochi dei tre carte con gli uomini, ma veramente sarebbe una cosa, una pazienza proprio. Dio è una persona seria, la sua esperienza è l'esperienza che ci comunica, è un'esperienza seria. L'infantilismo credente si attacca fortemente al prodigioso, al sensazionalismo, alle purghe divine e alla vendetta divina. Ma scusate, ma
domenica scorsa, e noi ci stiamo addentrando, no? Ci siamo addentrati. Quali sono le tentazioni che ha Gesù? Che sono tentazioni nel deserto, che viene tentato in ragione della sua missione. Dopo che ha lanciato la sfida dicendo convertitevi. Quindi ovviamente è lui il primo a dover fare i conti con la metanoia. E qual è la tentazione che riceve? Che bida. Gli fanno vedere qualche film pornografico nel deserto. Che gli fanno vedere? Qual è la tentazione rispetto al ho detto disubbidita a mamma e papà, ho detto qualche bugia. Qual è la tentazione? La tentazione è in ordine a questo percorso, è in ordine a questo significato dell'essere religioso. Le tre grandi tentazioni, che non riguardano quello che tu fai eticamente, cioè come comportamento. Le tre grandi tentazioni che ti portano via dalla strada maestra del Vangelo, quale sono? Quello del tuo rapporto e di quella tua relazione con Dio. Non è ho fatto cattivi pensieri. Certo, fa parte della vita sbagliare, la fragilità fa parte della vita. Ma il problema non è sapere di poter perdere la barca, il problema è di non saper nuotare. È la fede che ti fa nuotare. Ovviamente il peccato, i peccati sono uno sbandamento, una caduta, un momento di difficoltà. Quello che devi avere è saper nuotare. È la fede che te lo concede. Quali sono le tre tentazioni? Trasforma le pietre in pane. Di che tentazione stiamo parlando? Se sei Dio, trasforma le pietre in pane. In fondo, il diavolo si sta rivolgendo a Dio come colui che è tentato di ridurre Dio a stomaco. È una fede pragmatica, o meglio, non è una fede. È un'esperienza religiosa ridotta al mio utile, all'utilitarismo. Tu sei Dio, trasforma le pietre in pane. E badate bene che quando Gesù li ha trasformato le pietre in pane, perché l'ha fatto, per compassione l'ha fatto, perché aveva compassione di un popolo che lo seguiva e diceva non hanno pane, hanno pane, ha fatto la moltiplicazione dei pane e dei pesci. La conseguenza era quella che lui si aspettava e che non voleva che capitasse, che tutti quanti, quando hanno visto che ha moltiplicato i pani e i pesci, hanno detto questo è il Dio che ci piace, questo è quello che risolverà i nostri problemi, tutti, ma non è soltanto mangiare. La trasformazione del Dio in pane è la salute a tutti i costi, il successo a tutti i costi, la posizione a tutti i costi, il Dio che mi serve che mi darà 150 anni di vita, il Dio che mi piace, è il Dio che non mi crea problemi. Bruscina, esce Eugenio e dice mi serva, me li fa. Come De Pritore Vincenzo con San Giuseppe, no? Nella famosa storia di Edoardo De Filippo. Allora, è il momento in cui tutto il popolo, quando lui fa la moltiplicazione dei pani e dei pesci, lo vuole fare re. E dice, ah, questo finalmente è quello che ci risolve il problema. E Gesù, in quel caso, a coloro che lo stanno seguendo, tenta di spiegare quello che sta avvenendo. E dice, voi mi cercate per quei pani che io ho moltiplicato. Ma quelli sono un pane che perisce. Io invece sono venuto a darvi un altro pane. Un pane che duri davvero per la vita, che abbia significato per la vostra esistenza. E loro dicono, vabbè, allora, visto che non ha moltiplicato, dacci questo pane. Dice, io sono il pane vivo disceso dal cielo. Cioè, in altri termini, solo chi entra nella piena comprensione, vedete la parola comprensione come si rende in questo caso? Prendere con. Cioè, comprensione, che non è soltanto una manducazio sacra, è proprio prendere Cristo per se stesso che prende me, solo allora chi mangia il mio corpo e beve il mio sangue sarò io e lui in me, saremo salvi. Se ne vanno tutti, lo lasciano tutti. E badate bene che Gesù non fa sconti, non è che dice vediamo di accomodarci, vediamo di trovare una via di mezzo, perché questo è il passaggio fondamentale, è il primo scalino
per arrivare oltre, perché senza questo scalino non si passa. E quando vede i suoi compagni, quelli più stretti, non è che dice: fatemi la cortesia, state pure voi, perché sennò già è un fallimento, se ne sono chiuso tutto qua. Lui dice: ma ve ne volete andare pure voi? Se volete andare, la porta sta là. Noi chiesa che cosa abbiamo fatto invece? Noi chiesa invece abbiamo moltiplicato pane inutile. Abbiamo fatto cose importanti, guardate bene. Storicamente abbiamo fatto cose importanti, ma in fondo abbiamo fatto e stiamo facendo più una politica di contenimento di perdite di numeri che invece di proposta alta di significato. Noi molto spesso ci siamo ridotti ad agenzie sociali per contenere, o peggio ancora, per soddisfazione del bisogno, come dire, io uso il termine religioso, ma che non è il bisogno di dare una risposta quantitativa, non qualitativa, no? Cioè, voi mi dovete perdonare se io sono diretto con voi, però voi dovete comprendere quello che io vi sto dicendo, no? Cioè, il più delle volte le chiese, quando funzionano, sono diventate succursale delle pompe funebri. Quando funzionano? Perché là dove proprio ormai anche chi non crede vive il momento, è il funerale. Anche perché la maggioranza dei matrimoni non si fanno più e si fanno fuori. I battesimi, quando li vogliono fare. Oggi l'unica cosa che è restato di questa pseudocultura religiosa è il fascino tenebroso e frustrante in certi casi di un luogo dove celebrare la morte, e lo si celebra in chiesa. Il più delle volte quelli che vengono a celebrarlo non si sanno neppure segnare con il segno della croce e stanno lì a piangere il morto senza credere nella vita oltre la morte. Ed è drammatico, perché quando poi tu hai finito la psicoterapia, perché per te cercano la psicoterapia del dolore immediato, è fannuta la storia. Cioè non c'è più. Non è quando è finito il momento del trapasso, il dolore del trapasso, e tu li hai aiutati, scomparono, se ne vanno, come se il tuo ruolo fosse stato più di tipo psicoterapeutico che salvifico, che di metanica. Anche quello è ridurre Dio a passaggio da sassi a pane, è chiaro? No, e Gesù la risposta la dà, è chiara, quando dice in Matteo: non di solo pane vive l'uomo. Quindi c'è qualcosa d'altro. Seconda tentazione. La seconda tentazione sembra essere opposta, ma non è questa. È di un'attualità stringente, la seconda tentazione. Gesù viene portato dal diavolo sul pinnacolo del Tempio. Pinnacolo del Tempio, che è un pinnacolo del Tempio? Non pensate che con le chiese nostre, che te ne, come dire, a ponte, no? Pinnacolo del Tempio è che, voi sapete, se vedete chi è venuto a Gerusalemme oppure lo vedete, ci sta la spianata del Tempio, no? Al centro ci sta il Tempio, sotto ci sta il muro del pianto, qua ci sta la moschea che adesso ci sta, e poi ci sta questa spianata altissima, poi ci sta quest'angolo che è altissimo, che dà sulla valle di Giosafat, che sta là, l'angolo della terrazza della spianata, o pinnacolo è chi su qua, quindi è bello alto. Per cui fondamentalmente un diavolo può attaccare dinanzi dove? Alla valla di Giosafat, dove c'è l'attesa del grande miracolo della resurrezione di tutti. Dice il diavolo: visto che tu sei Dio, io crederò in te. Un diavolo si pronuncia, come prima eravamo noi che gli dicevamo: trasforma le pietre in pane. Quindi non pensate che il diavolo sia quello che le corre. Il diavolo è la riduzione di Dio al bisogno, nel primo caso. E qui io crederò in te se tu, buttandoti, può essere il diavolo, è la dimensione umana. Non è la dimensione umana, è la tentazione. Io ti butto da qua, io ti butto, anche perché Gesù ha te una dimensione umana, non è che è te. Gesù è vero uomo e vero Dio, per cui l'uomo vero non è diavolo, cioè non è quella parte che oscura e limita e trattiene la nostra visione pura di Dio. Se tu ti butti giù e verranno i tuoi angeli e ti porteranno, ti salveranno, io crederò in te. Bellissima come immagine, fatta proprio in coppa alla valle di Giosafat, dove
Lui invece dice risorgeranno. Il diavolo già quando porta un corpo pinnacolo lo tempo dice non c'è stata nessuna resurrezione. Io non ho bisogno di una resurrezione perché non ci credo. Ma se tu nel frattempo che sei vivi, non che prima muora e poi risorge, ma nel frattempo se sei vivi, direi non morì, e trovo l'elemento fantastico, superlativo, superiore per proteggerti, allora io crederò in te, in miracolo, a tutti i costi. Il miracolo a tutti i costi. E noi con il gioco, non è che i miracoli non ci sono, ma noi con il gioco dei miracoli riempiamo le chiese, i santuari, le processioni, i pellegrinaggi, poi lasciando fuori un sacco di gente che pure processione fa, e miracolo fa, perché tutti quelli che poi sono miracolati, dici, ma in giazzecca, non mi aspettavo proprio. Per cui quello che non è stato guarito, benché possa avere qualche consolazione, dici, ma perché esso si ammenò? Perché il bambino di tizio è stato guarito e il mio no? No, ci sta una speculazione, ma è il mistero di Dio. Ma il problema che io capisco, mi rendo conto che è più facile far nascere la speranza in una guarigione, in chi proprio è disperato, è che è ovvio che il Signore l'ammette, la possibilità c'è, perché dice, va la tua fede che ti ha salvato, quindi lo ammette. Rispetto al fatto che è possibile far nascere, in ragione di una visione diversa della vita, un miracolo più forte, ancora più straordinariamente forte. Quando stai vicino al letto di gente che soffre, e soffre, tu hai dinanzi a te visioni diverse, preghi per la salvezza delle persone, perché tu sei prete, vai a portare la guarigione, ma ti aspetti fondamentalmente che ci sia anche una guarigione diversa. Vedete, chi ha un miracolo, anche il più grande, prima o poi farà i conti con la morte. E il dolore che ha scartato adesso, non è detto che lo scarterà, leviterà domani. Ma chi di fronte alla propria vita, anche la più estrema, riesce a dire il Signore mio pastore, non manco di nulla, ha avuto il miracolo definitivo. È più grande. Che è il più grande dei miracoli. Quello che Francesco diceva in maniera forte, perfino dinanzi alla morte, laudato sì mi Signore per nostra sola morte corporale. Chi mi separerà, dice Paolo, chi mi separerà? La nudità, la spada, il dolore, la malattia, la morte. Niente e nessuno mi separerà dall'amore di Dio. Questo è un miracolo. Ecco perché Gesù dice al diavolo che lo vuole tentare di ridurre a miracolo: se tu solo adorerai il Signore Dio tuo, non mi tenterai. Cioè, in altri termini, nell'adorazione di Dio, il miracolo, il vero grande miracolo. Ora è chiaro che noi ci commuoviamo di fronte a fatti straordinari, e viva Dio che di questi fatti straordinari ce ne sono, ma la tentazione di ridurre tutta la nostra fede ai fatti straordinari è forte. Andare a fare pellegrinaggi enormi, muovere il mondo intero per vedere segni prodigiosi e aspettarsi segni prodigiosi è un peccato, non è una grazia. Non è una grazia. La grazia è vedere Dio dalla stanza di casa propria e riuscire a contemplarlo nelle quattro mura della propria vita. Ecco perché domenica scorsa io vi portavo l'esempio dicendo è difficile riempire una chiesa di Madre Teresa di Calcutta. Anche perché non se ne fanno in chiese Madre Teresa, non si costruiscono proprio, ma in chiese Padre Pio su chiesa, ovviamente, perché il gioco forza richiama Padre Pio, si fanno i santuari, perché la gente va a cercare il miracolo, cerca la guarigione, giusto, non fa una grinza, ma la guarigione più forte è quella di dentro, e badate bene che per quanto me ne se lo voglia dire, su questo noi Chiesa investiamo poco. È molto più facile trovare clienti in ragione di miracoli e prodigi che trovare chi ti ascolta in ragione della parola di Dio, che è faticosa da annunciare. Ultima tentazione, ultima e non ultima.
Ed è straordinario quello che dice Matteo. Io ho lasciato Marco che lo introduce, ma voi stasera andatevi a leggere le tentazioni in Matteo. Dice il testo di Matteo che il diavolo porta Gesù su un altissimo monte e gli fa vedere tutti i poteri della terra. Ma io vi voglio soltanto fermare un attimo su questa parola, altissimo monte. Non ci sta scritto mai, manco Tabor è così alta, manco qui è così alta. C'è solo un'altra volta quando si parla di Elia, cioè le parole nella Sacra Scrittura non vengono usate a caso, hanno un valore, si dice un alto monte, un bel monte, un monte, ma altissimo. La prima cosa che tu capisci subito è che anche sugli altissimi monti, più alti in assoluto, ci può essere la tentazione. In fondo, quando uno vuole costruire un tempio a Dio, un santuario, la prima cosa che sceglie è che sia con l'aria rarefatta, quanto più alto sia possibile, perché così si vede meglio, no? Voi vedete che i grandi santuari si ha sugli alti monti, però bisogna stare attenti perché sono luoghi anche quelli praticati dal diavolo. Anzi, il diavolo pratica non un monte qualsiasi, gli altissimi monti. Quindi vuol dire che è uno che conosce di altezza fino a un certo punto, ma un poco sotto, ma ci arriva. E arriva a dire al figlio di Dio una cosa che è sorprendente, che dovrebbe farci rabbrividire, dovrebbe tutti quanti metterci con un'ansia addosso. Gli fece vedere tutti i poteri della terra. Tutti! Non hai detto tutti. E disse: io questi te li posso dare perché sono miei. Io questi te li posso dare perché sono miei. Non dice gli fece vedere qualche potere, gli fece vedere tutti i poteri della terra. E gli disse: questi te li posso dare perché sono miei. Questo fu una delle cose che mi guidò e mi guida in tutto il percorso del mio essere capo, che sia stato capo in parrocchio, sia stato in capo in curia. Questo per dire a voi, piccolo gruppo, cosa che io non ho mai detto, che se uno lascia i poteri, alcuni poteri, fanno bene alla salute. Alla salute spirituale. E badate bene che non li lascia per mancanza di poteri più alti. Non li lascia perché non ne ha avuti altri più grandi. Ma non per non perdere la fede. Che è un discorso diverso. Perché i poteri della terra, per quanto riguarda il Vangelo, io non voglio generalizzare, perché forse è un po'... sono del diavolo, quando poi non sono ancorati soprattutto al Vangelo. E lì è sempre stata una pagina che mi ha fatto molto sognare. Voi pensate che l'8 marzo, 9 marzo iniziamo questo anno di riflessione, di approfondimento, perché è un anno significativo per noi, quello che va dal 2015 al 2016, perché saranno 30 anni che io sono in questa parrocchia, è trentennale. E io su questo vorrò ragionare, se con voi devo anche in qualche maniera tirare le somme di un percorso, tentare di capire che cosa abbiamo fatto in questo percorso, qual è stata l'idea o la passione che ci ha condotto rispetto a tutti i limiti e fragilità che ognuno tiene, io ne tengo più assai e l'altro, qual è la cosa che ci ha mosso, sia quando abbiamo fatto la carità all'esterno o quando abbiamo fatto formazione all'interno, qual è? È proprio sapere che esiste un potere altro da quello che il diavolo ci dà, ed è il potere della vita, che è il valore più grande in assoluto, il potere della vita che non è distrutto neppure dalla morte, è il potere della vita. È una grande avventura. Io so che molto spesso, proprio per il carattere che io ho personalmente, ma per quest'amore che porto per questa verità, ma sono trovato un sacco di volte, e mi trovo ancora, in contraddizione, in contrasto, in antagonismo,
anche all'interno della mia stessa comunità, in questa storia dei 30 anni, molto spesso io sono stato in difficoltà rispetto alla base di questa parola, ma me ne trovo, come dire, coscientemente grato, perché sono cresciuto io, ho tentato di far crescere la parrocchia, storicamente. Ma vi ricordate chi si ricorda che ha avuto anni le mie posizioni contro determinate guerre che si facevano nel Mediterraneo? E mi trovai a tutto quanto contrario, perché quella era una guerra che bisognava fare. E io ero l'unico in da parrocchia a dire badate bene che non è così. Vi ricordate quando abbiamo fatto esperienze storiche, politiche, sociali, dove la mia parrocchia in maniera devastante si era buttata a capofitto in quel tipo di esperienza, che era un'esperienza di corrotti e corruttori? E io mi trovavi solo a dover ragionare rispetto al Vangelo, non perché ero di destra o di sinistra. Badate bene che il Vangelo è cosa diversa, anche se poi a chiesa si schiera, è nato pari mano. Il vero Vangelo ti mette in condizione di non essere proprietà di nessuno. Sei proprietà di Dio e per questo sei libero. I poteri della terra, quelli che noi agogniamo per noi e per i nostri figli, ci fanno prigionieri e ci togliono la serenità del, si tolgono la serenità del cuore, la libertà della mente. Noi per i nostri figli dovremmo augurare loro di avere delle responsabilità alte, ma di avere la libertà rispetto alle responsabilità che te. Il giudizio del discernimento. Invece noi che auguriamo ai nostri figli? Ah no, di crescere sempre, di ambizioni, di... E poi me ne ha morto. Noi invece dovremmo dire ad ogni giorno basta la sua vita. Io ti ho fatto vedere tutti i poteri della terra. Mo spiegatemi a me, mo ce lo diciamo in camera carità. Ma voi siete convinti veramente che noi quando veniamo, in genere, predichiamo il Vangelo, chi le dice stanno a sentire, riescono a comprendere e volere quello che noi stiamo predicando in ragione del Vangelo? Padre, ma voi mi avete rubattesimo, andiamo un battesimo, facciamo tutto, stiamo qui, ma già sposato, ma mi avete complicato la vita. E si proprio, morite fuori funerale, facciamo un funerale. E invece dice, io vi sono venuto a dare, come dice Gesù, un cibo come vorrei che voi lo voleste mangiare, come dice poi alla Samaritana al pozzo. Alla Samaritana dice, io sono venuto a darvi un'acqua e come vorrei che voi beveste di quell'acqua. Dice, dammi sta acqua così non venga più puzza. L'esperienza del Vangelo è un'esperienza esaltante, figli miei, che ci mette a nudo. Però quando voi la trovate, questa esperienza, veramente potete dire con Santa Teresa d'Avila, niente ti turbi, niente ti spaventi, solo Dio basta. Non è che uno non è fragile, non care, non soffre, capita, ma niente ti turbi, niente ti spaventi. Avrai paura, come ha avuto paura Gesù quando è stato un momento difficile, ha detto allontana da me questo calice, soffrirai perché chiagni quando ti sono tolte le persone care, Gesù ha pianto sulla tomba di Lazzaro, ti indignerai quando vedrai i mercanti nel tempio, quando vedi ingiustizie, sarai partecipe della sofferenza del mondo. Ma quando arriverà il momento, anche se avrai detto Dio mio perché mi hai abbandonato, avrai la forza di dire Dio Padre, nelle tue mani affido lo spirito mio. Questo è il percorso credente. E perché si stanno facendo quaresi 40 giorni, e capite bene, se riducimmo a non mangiare la carne e non bevo vino, così mi accontentate, abbiamo trovato l'alibi, abbiamo chiuso, come si dice, un libretto, al libretto. C'è altro digiuno che dobbiamo fare. Vi do soltanto questa esperienza per farvi capire, poi concludo, per farvi capire com'è difficile la vita di uno che vuole, no? Domenica scorsa, io tutte le domeniche scrivo su Repubblica, no? Allora, per domenica scorsa io avevo scritto un articolo, siccome è un giornale laico, io approfitto di quello spazio per dire quello che penso, ma anche per fare un percorso che sia di analisi e di proposta di conversione in maniera diversa, laica, per cui tu devi annunciare in un modo diverso.
Non stai in Coppa Avvenire, stai su Repubblica, ma se non ti fanno iscrivere. In qualche maniera ho pensato, dico, vabbè, perlomeno in Quaresima voglio ritornare allo stile di Avvenire. Cioè, nel senso, faccio un discorso sul deserto e sulla vita. Non mi è mai capitato in Davide. Mi ha chiamato il direttore e mi ha detto, caro Gennaro, ti voglio un sacco di bene, ma capirai, questo articolo sul nostro giornale non lo possiamo pubblicare. Questo è per farvi comprendere come è, come è difficile. Non è che è semplice. Quando dicono, ma gli articoli di Gennaro come sono coraggiosi e come sono? Ma se io fossi coraggioso, come prevede, in Coppa Repubblica, non ci scrivessi. Io per essere pronto a dialogare con la differenza devo trovare dei linguaggi che siano in quel tipo di differenza. O vi credete che i libri che vado a scrivere con Henry De Luca devono essere adeguati al linguaggio clericale? Devono trovare quel tipo di linguaggio. Ma qual è il vantaggio? Che attraverso quei luoghi tu riesci ad arrivare a persone che su Avvenire non ci arriverebbero mai. O no? Bravo. Allora questo è per far comprendere che chi ha il Vangelo e la conversione nel cuore deve trovare i mezzi, l'opportunità per rendere concreta e dialogica e accogliente anche le parole che sono difficili. Ma visto che non te l'hanno pubblicato, non te l'hanno pubblicato nelle nostre bacheche, perché era eccessivamente religioso. Ma hanno ragione nella... Bisogna dire che non è che io lo sapevo già che rischiavo che non fosse pubblicato, ma hanno ragione loro. Il problema è che se io, lui dice, sembrava quasi una predica. Predica non era, secondo me, ma rispetto al loro pensiero è così. Noi siamo un giornale laico, non è che io possa pubblicare un giornale, un articolo. Ognuno ha un. È come se io volessi stare su Charlie Hebdo con una immaginetta della Madonna di Lourdes, non me l'avrebbero fatto pubblicare. Se invece avesse fatto la tipa immaginetta.